Ricorre oggi il centenario della morte di Agesilao Palermo, impiccato dal boia borbonico in quella stessa piazza ove oggi sorge il suo monumento. La storia quasi non si occupa di lui e la cronaca se ne sbriga con una sola parola: patriota. Ma chi ha vegliato sulle poche carte che ci restano di lui sa quale fosse in questo cuore semplice il culto della libertà. Culto che lo confortò negli ultimi istanti che ci vengono tramandati da un oscuro ed improvvisato cronista, il macellaio della piazza stessa, che quella mattina, 8 aprile 1852, scrisse nel libro dei conti: oggi è morto sul patibolo don Agesilao Palermo. Le sue ultime parole furono: muoio felice per la libertà. Tanti altri dopo di lui salirono il patibolo con le stesse parole sulle labbra e nel cuore. Ma i tiranni, quando la vendetta della storia arma la mano di Bruto, quali grandi parole possono mai pronunciare? Cosa guarda la prua? Il monumento dell'eroe, professore. E di lì non si vede il monumento dell'eroe. Stia attenta piuttosto. I tempi recenti ci hanno dimostrato che la fine dei tiranni è oscura e miserevole. Nerone fugge travestito da donna, Cola di Rienzo da carbonaio, Masaniello da pescivendolo, Luigi XVI da mercante e un altro che non nomino per carità di patria, nascosto sotto un cappotto ed un elmo tedesco. Dove va la prua? Esco, preferisco non sentire questi discorsi. È molto difficile spiegare alle donne la libertà. Esse hanno avuto sempre un padrone e lo hanno anche amato. La folla, per esempio, quando ama un tiranno, ha qualche cosa di femminile. Tanto è vero che gli imponitori del tiranno dicono e scrivono che egli ha una voce... Sentiamo un po', Mazzaglia. Ricordi come veniva definita la voce del dittatore? Ma io non lo so, professore. Non lo sai, hai ragione, siedi. Forse non eri nemmeno nata. Beato te, figlia mia. La voce del dittatore veniva sempre definita maschia. Il volto maschio. L'andatura maschio. Permesso. Avanti. Professore De Francesco, vi vuole il preside? Vuole me o vuole tutti quanti? Vuole voi? Lei. E allora, dica lei. State buone, che torno subito. Avanti. Professore, la signorina La Prua mi diceva che è stata costretta a uscire di classe perché lei, invece di rimanere nei limiti del suo corso, avrebbe fatto dell'elezione di natura essenzialmente politica. Io, naturalmente, ho detto alla buonasina La Prua che non era possibile e non ci credevo. No, no, invece ci deve credere, signor preside. Signorina, mi usi la cortesia, esca un momento, la richiamerò. Le ho detto mille volte che dentro la scuola non si fa politica. Veramente era proprio lei che sotto l'altro regime mi obbligava a paragonare l'impero fascista con l'impero romano, Cartagine con la perfida Albione, gli sbarchi di Cesare in Inghilterra con quelli che poi non si fecero. Allora il governo mi diceva di fare politica, ora mi dice di non farne. Ma è mai possibile che lei debba essere sempre del parere contrario? Eppure ne ha passate di guai. Lo sa o non lo sa che il padre di quella scocciatrice domani lo eleggono sindaco ed è un uomo che ha le mani dappertutto? Si figuri se non lo so, è il mio padrone di casa. E lei si mette contro il governo, contro il sindaco, contro il padron di casa. Tu torna in fabbrica, dopo pranzo non esco. Lo sai che sto navigando tra due acque e Dio sa con quanti pericoli che tutti mi stanno col fucile puntato che gli pigliasse una botta di veleno e tu vai a dire delle cose che la gente potrebbe pensare e le hai sentite dire da me. Le ho proprio sentite dire da te. Sì, ma in altri tempi, oggi le cose sono cambiate. Io non cambierò mai. Ed io ti rompo le gambe e ti mando a vivere da tua nonna in montagna. Là ti puoi mettere anche la camicia nera se vuoi. Ma dammi mano, signor barone. Si è ritirato il professore? Sì, signore, ora, ora. Digli di salire a casa mia che gli devo parlare. Sì, signore. Pronto? Signora, dice il signor barone di fare scendere vostro marito. Il professore, subito, subito.
Se vede le conseguenze dei tuoi colpi di testa. Il barone ti ha fatto chiamare. Figurati se quella la figlia non gli ha detto tutto. Beh, e cosa si crede? Di farmi paura il signor barone? Sono finito quei tempi. Barone, discendenti di ladri di passo. Nominato barone da qualche viceré mezzo analfabeta. Aspetta che gli vada a dire in faccia tutto quello che penso di lui. Luigi, non ti mettere contro anche il barone adesso. Ti sei già fatto abbastanza nemici per quella tua mania di dire a tutti quello che pensi. Ah sì, è un difetto il mio. È un difetto perché questo è un paese di ipocriti. Ecco quello che è il nostro paese. Luigi, stai attento. Barone, è venuto, professore. Lei mi ha mandato a chiamare, non ce n'era bisogno, sarei venuto io stesso. Il condegno di sua figlia è stato semplicemente vergognoso. La prego, professore, non mi parli di mia figlia. A quella cretina ho già detto quello che si meritava. Ah, bravo. Però la colpa è un po' anche sua. È mia, perché? Eh sì, perché insegna le donne a leggere e scrivere. Le donne dovrebbero restare analfabete, come la buonanima di mia nonna, che morì come una santa. La prego, si accomodi. Vai a dire ad Agatina di preparare e portarci due vermut. Cinque? Due vermut, due. Che vita, professore, che vita. Io vivo circondato da cretini. Per questo l'ho mandata a chiamare. Come diceva? No, perché sentivo il bisogno di stare con una persona intelligente. Ah, ecco. Mi dico un po', professore, ha mai sentito qualcuno dei miei comizi elettorali? Tutti. Ho sentito tutti i comizi, e di tutti, barò. Ah, sì? E che ne pensa delle mie idee? Ma non saprei dire. Ho l'impressione, sbagliata certamente, che lei ne ha troppe di idee. E alcune di esse in contrasto. Bisognerebbe scegliere. Barone, a pasta è sfatta. Pistiati la tua pasta, fatinne. Scegliere, professore mio, come si fa? Qui la moda cambia continuamente. Una volta siamo per l'ordine e la disciplina, un'altra per la libertà. Una volta per l'impero e le colonie, un'altra per la giustizia sociale. Se uno si mette a combattere un'idea per favorirne un'altra, è un uomo rovinato. Lo sa che mi fa pensare a Renan. Renan? Chi era? Renan era un filosofo, il quale diceva che in tutte le idee ci sta sempre qualche cosa di buono. Bravo, mi piace questo filosofo. Grazie. Lei in sostanza è per la disciplina e per la libertà, per la giustizia sociale e per le colonie. E siccome è un uomo di destra, si è alleato con le sinistre. Per l'appunto, d'altra parte, senza il mio voto le sinistre non avrebbero avuto la maggioranza al comune. E lei non sarebbe diventato sindaco. Esattamente. Ecco. Ed ora le voglio rivelare una cosa. Lo sa chi avrebbero portato gli altri? Ah, non ne ho un'idea. L'avvocato Castorino. Ah. Un ex console della milizia. So che cosa pensa. A me però tutto possono dire, ma console della milizia, no. Va bene, Barone, non ha importanza. Il passato è passato. Quello che conta è l'evoluzione sincera che l'uomo ha compiuto. Salute. Ed io, professore, mi sono evoluto. I tempi cambiano e cambio anch'io. Oggi bisogna venire a patti pure con i comunisti. Tanto io quando sono lì faccio quello che mi pare. Non sarò certo io a dividere le terre ai contadini. Chi lo mette in dubbio? Ora veda, per iniziare bene la mia opera, a me occorre il suo aiuto. Il mio aiuto? Sì, veda, domani c'è la prima seduta al Consiglio Comunale. Ed io, quale nuovo sindaco, dovrei pronunciare un discorso. Ora io so fare tante cose, ma tenere la penna in mano non è il mio forte. Vorrei che lei, da quell'uomo di cultura quale è, ci desse un'occhiata. Signori consiglieri, ho esitato molto prima di accettare l'alta missione che la maggioranza ha voluto affidarmi. Sì, insomma, capisco. Potrebbero dire che non è vero, che erano mesi che mi davo da fare. E va bene, tagli. La battaglia per la libertà, al cui culto ho dedicato tutta la mia vita. Un po' forte, eh? E tagli. Solo la certezza che tutta una vita dedicata con abnegazione e disinteresse alla causa del popolo. Taglio. E tagliamo, chi vuole che ci dico? È meglio. Lo stabilimento chimico creato col mio tenace e onesto lavoro. Tagliamo. Ma, professore, scusi, lo stabilimento chimico esiste o no? Diceva di tagliare il tenace ed onesto lavoro, per modestia, mica per altro. E tagli. Che dà da vivere a 200 famiglie che se non c'ero io mangerebbero erba come le capre. No, però tagliamolo. Ma è vero, sì o no? Anche se fosse vero, non è bello, per modestia. Ma senta, professore, io le faccio una proposta. Questo discorso lo scriva lei.
No, io di politica non ne capisco niente. E appunto per questo, professore. Mio padre è stato anche ieri al ministero, dove gli hanno assicurato che la pratica è partita. Pensa, mamma, se fosse vero, potremmo andarcene per sempre da questo buco. Qui a Roma c'è un bel sole. Pensa, mamma, a Roma c'è il sole. A Roma c'è il sole, e in Sicilia c'è stata solamente la luna. Cretino, tu è quello che ha scritto la lettera, che non può essere altro che quell'idiota di tuo cugino Piero. Dammi sta lettera. No, non te la do, è una lettera mia scritta a me. Dammi sta lettera. Scusa, Luigi, non insistere. E dopo tutto, Teresa non è più una bambina. Anche lei i suoi piccoli segreti. I piccoli segreti, eh? E ringraziate il Padre Eterno che debba fare un lavoro importante per il barone, sennò ve le facevo vedere io i piccoli segreti. A Roma c'è il sole. E qua ci stanno schiaffone per chi non fila dritto. Oh, Luigi, e non esagerare. Dimenticavo, di lei ci sta la signora Bonvegna. Cosa vuole? Credo che vorrebbe pregarti di dare qualche lezione a suo figlio. Tu lo sai che non do lezioni. Ma il ragazzo non è della tua scuola. Che cosa significa? Un professore che si rispetta non deve dare lezioni private. Qualche collega tuo non la pensa così, però. I miei colleghi sono padroni di fare e pensare quello che vogliono loro, hai capito? Fammo piacere, lasciami lavorare. Signori consiglieri, quando gli esponenti delle sinistre sono venuti da me, unico eletto della lista indipendente, ruota e timone. Signori consiglieri, quando gli esponenti delle forze di sinistra sono venuti da me, unico eletto della lista indipendente, ruota e timone, ad offrirmi la carica di sindaco, io mi sono chiesto perché a me si sono rivolti e non ad uno dei loro compagni. Barone, perché gli mancava un voto. No! A che maniera questo? Ad un giovane generoso e ardente, perché a me ormai fatto vecchio e stanco dalla vita. Male spesa, barone! Forse mi sono detto, essi hanno voluto scegliere me perché una lunga serie di esperienze, certo, non tutte riuscite, ma dalle quali l'uomo saggio sa sempre trarre i profitti. Il regime! Profitti di regime! Silenzio! Silenzio! Uniamo i nostri sforzi, i nostri propositi, le nostre speranze in un solo fascio. Vittorio! Fascio Vittorio! Fascio Vittorio! Zitti! Zitti! Lo avete sempre sulla bocca il fascio, perché lo avete nel cuore. Siete nati col fascio impresso nella carne, bollate come i buoi da macello. E il sindaco dove ce l'ha impresso il fascio? Volete darci per sindaco un potestà traditore? Ha tradito noi, tradirà anche voi. Silenzio! Non siamo alla pescheria. Ma lasciatelo finire, che è un discorso interessante. Ma a lei ci interessa? Se capisce? E su leggisse per conto suo. Ma da quando è indisponendo chi sto io? Silenzio! Silenzio! Vi faccio uscire tutti! Barone, continui. Chiedo la parola. Dopo che avrà parlato il sindaco. Quello che dirò potrà forse disimpegnare il sindaco dall'obbligo di parlare. In data di ieri ho inoltrato alla prefettura formale reclamo contro l'elezione del barone La Prua in forza della legge sull'ineleggibilità degli ex gerarchi fascisti. Il barone non vorrà negare in quest'aula, che l'ha visto per 2 anni con l'aquila sulla testa, di essere stato podestà del nostro comune. E parli tu, ex console della milizia. Parlate proprio voi, branco di sciarpe Littorio e ispettori federali. Voi che avete rubato sino a 2 minuti prima che entrassero gli inglesi. Ti sei fatta la tomba di famiglia a spese del comune. E tu te la sei venduta con le ossa di tuo padre dentro. Professore, ai tempi del fascio certe piazzate non succedevano. In pubblico, baronessì. Oggi ad uno che ruba gli si può dire in faccia tu sei un ladro. Una volta, anche se il ladro era vecchio come il cucco, gli cantavano giovinezze e lo salutavano col braccio alzato. Signori, silenzio! Silenzio! Vi siete scavati la fossa con le vostre stette mani. Sì,
perché denuncerò al prefetto tutti i brogli elettorali che ci sono stati. Le schede segnate, i certificati falsi, le intimidazioni, i morti che hanno votato non una volta, che sarebbe anche ammissibile, ma due, tre, quattro volte. Ma basta, la smetta, non dica corbellerie. Corbellerie, ma guarda questa santa donna che porti al bavero. L'hai fatta votare tre volte per te, scordandoti di averla fatta morire tu, di crepacuore. Sì, che fu quella volta quando ti facesti trovare a letto con la serva, che poi le presi il colpo. Un discorso più cretino di Vispo non l'ho sentito mai in vita mia. Sembrava che le parole se le avesse cercate apposta per farti fischiare. Professore. Oh, signor Barone. Mi dica un po', lei ha dovuto studiare tanto tempo per scrivere quelle minchionerie. Barone, ma io ho cercato di farle dire delle cose sagge, oneste. E si capisce, dette da lei. Come sarebbe a dire dette da me? Certo, dato il suo passato. Il mio passato, oppure lei, come se non bastassero i fascisti. Lei che è ospite della mia casa da 20 anni. Ma quale ospite, Barone? Io ho sempre pagato l'affitto. Una miseria che non ci pago nemmeno le sigarette per mia figlia. Ma è finita la cuccagna, è finita. Impartirò ordine al mio amministratore di praticarle tutti gli aumenti voluti dalla legge. Lei è ingiusto. Io ho cercato di farla apparire come un uomo saggio, onesto, liberale nel vero senso della parola. Lei ci ha messo il veleno dentro quel discorso. Lei è un serpente velenoso che mi sono nutrita a casa mia per tanto tempo. Ma io ai serpenti velenosi ci scaccia a testa sotto i piedi. Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio. Sì. E che resto Massimo D'Azeglio? A Roma. Ti hanno trasferito a Roma, alle magistrali Massimo D'Azeglio. Sei stata tu, Sei stata tu a scrivere a questo galantuomo dell'onorevole Ravisarda. E che male c'è? Che gli ho chiesto qualche cosa di disonesto. Oh, che male c'è? A Roma con 46.000 lire al mese, ma è la miseria, capisci? Ma no. Solo una pazza come te poteva fare una cosa simile. Ma perché? Solo una pazza come te poteva fare una cosa simile, tua madre è pazza. Ma vuoi mandare un manicomio appresso a lei? Non è questo. Sei la mia dannazione. Ma io sono sicuro che sarebbe andato per farmi una cosa. Signor Barone, la signora Rosina era da tempo che scriveva all'onorevole Ravisarda per fare trasferire a suo marito a Roma. E perché? Perché la figlia è fidanzata con il figlio del cugino del professore che è preso da Roma. Ma dimmi un po', che cosa ha a che vedere il professore De Francesco con l'onorevole Ravisarda? Come, non lo sa? No. Sono come due dita della stessa mano. Ah. Sì, ricordo l'onorevole Ravisarda quando l'hanno mandato qui al confino. Sì. Si sedevano davanti alla farmacia. E assieme al professore e alla buonanima dell'avvocato Mattanugo. Ah. E quando passava lei vestito da potestà, gli sputavano per terra. Sono tue impressioni? Ma che impressioni mie, signor Barone? Lo sentivo io con le mie orecchie quello che dicevano. Botta di veleno? Che ci avessero sparato un'alzata stretta? Ma io, grazie a Dio, sono rimasto vivo. Sì, e poi, per rispetto parlando, signor Barone, cornuto ci dicevano. Mm. E poi... Ah, sì. Sì, e poi delle cose che veramente non erano vere, perché qui da noi gli uomini sono stati sempre uomini. Ah, così dicevano, sì, figli di male femmine. E questa è la gente che si manda al Parlamento. A quelli non glieli invalidano le elezioni. Oh, signor Barone, ora che mi ricordo, lo sa come lo chiamavano? Non voglio saperlo. E forse è meglio che non lo sappia, perché se lo sapesse... Perché tu non sai cosa significa andare a vivere a Roma con 46.000 lire al mese? Non lo sai che a Roma per un appartamentino come il nostro sono capace di chiederci pure 10.000 lire al mese? Che vuol dire che per i primi tempi andremo ad abitare a casa di tuo cugino il preside? E io vado a vivere in casa degli altri. Perché suo figlio quando è venuto qua non è stato un mese a casa nostra. Un mese e due giorni. Ma quella era una, noi siamo tre. Sono loro stessi che si sono offerti. Anzi, tua cugina mi ha scritto. Ti ha scritto? Come? Siamo già d'accordo. Ha detto che se andiamo in albergo rompiamo l'amicizia. E qua tutti quanti sanno le mie cose. Tutti quanti, decidere tranne che io. La seguirà sempre il nostro affetto, professore. La nostra gratitudine e il nostro augurio. Grazie. Grazie, ragazze. E vi raccomando di studiare. E soprattutto di essere così come siete. Buone, modeste e per bene.
Vedi? Professore. Addio, Giovanni, state buoni. E tante belle cose. Grazie, altrettanto. Grazie. Stia attento a Roma, professore. Sì, sì. Perché stanotte mia moglie ha fatto un cattivo sogno. C'era arrivata la notizia che lei a Roma era cascato sotto un'automobile. E Giovanni, all'ossa tua di tua moglie. State buono, va. Professore, apri, si accomodi. Non l'avevo riconosciuto. Che pensava, la Divina Commedia? Oh, sto un po' emozionata. Io proprio con lei dovevo parlare. Signor Barone, volevo venire a salutarla. Mi è dispiaciuto tanto quello che ci siamo detto sotto al portone. Per carità, professore, lei non sa che piacere mi ha fatto quello che è successo al municipio. Il prefetto, dopo la mia denuncia, scioglierà la giunta e nominerà un commissario col quale non sarà difficile intenderci. In quanto al suo discorso me lo sono riletto a casa ed è bellissimo. Me ne servirò alle prossime lezioni. Ma parliamo di cose serie. Ho saputo che l'onorevole Rapisarda lo ha fatto trasferire a Roma. Purtroppo è stata una pazzia di mia moglie e di mia figlia. Lei capisce, barone, a Roma con una famiglia sulle spalle e 46.000 lire al mese. Capisco, ma lei mi dica, è molto amico dell'onorevole Rapisarda? Sì, un'amicizia nata nei momenti difficili. Quando l'onorevole Rapisarda era confinato qua, stavamo sempre assieme. Vi vedevo spesso davanti alla farmacia assieme all'avvocato Maganuco, buon'anima. Parlavamo del più e del meno e fumavamo la pipa. E sputavate, certamente. Sputavamo. E chi gliel'ha detto? Ma parliamo d'altro. Gliel'ha fatto un bel telegramma per la sua nomina a sottosegretario? Sottosegretario? Chi? L'onorevole Rapisarda. Ma non li legge i giornali? Ah, in questi giorni sono tutto sotto sopra. Ma allora lo porto con me al mio ufficio. Dettiamo un bel telegramma alla mia segretaria e glielo spediamo subito al lampo. Onorevole Michele Rapisarda, Montecitorio, Roma. Felice tua nomina. Abbraccio di Ginuzzo. Professore, sembra che ogni parola le costi un litro di sangue. Perché? Un po' di calore per Bacco, signorina, cancelli e scriva. Commosso, felice, esultante, alto riconoscimento tue preclare virtù, stop. Abbracciati con orgoglio di cittadino e affetto di fratello. Ginuzzo, lo spedisca subito, lampo. Professore, venga con me. Le voglio fare vedere una cosa che la farà rimanere amminchiunuto. Lei vedrà un miracolo. Le piacerebbe riavere le energie che aveva a 20 anni? Oh, Barò, io ringraziando Dio con la faccia per terra, da quel lato lì veramente non mi posso proprio lamentare. Ma lasci stare, a 20 anni lei se la mettevano in una classe di ragazze come quella dove sta adesso, le sarebbe scoppiata l'aorta. Ora, se io volessi, con poche lezioni di Virilon potrei farla ritornare 20enne. Con che cosa? Con il Virilon, il nuovo nostro miracoloso preparato ormonico-vitaminico. Venga, venga, vedrà delle cose mai viste. Vede, in queste gabbie vi è ogni genere di animali trattati diversamente. Cominciamo da questi appresso. Questi sono dei capponi allo stato normale. Quegli altri invece sono capponi trattati col Virilon. Ora faccio mettere una gallina nella gabbia dei capponi normali. Vede? Non si avvicinano nemmeno. Ed ora la stessa gallina la mettiamo nella gabbia dei capponi trattati col Virilon. Che ne dice? Certo che sulle galline ha un certo effetto. Sulle galline? Ma lei conosce Don Atanasio Scimone? Sì. Il padre, intendiamoci, no il figlio. Ebbene, dopo 3 iniezioni ha dovuto smettere. Ma è fantastico. Ora veniamo al dunque. Veda, professore, lei a Roma con 46.000 lire al mese non può vivere. Ma che dico vivere? Lei non può nemmeno morire. Sì. Io voglio aiutarla. La nomino rappresentante della Trinacria. Il rappresentante della Trinacria? La prego, non mi interrompa. Scherzando. Guardi, professore, non le proporrei una cosa che lei non possa o non sappia fare. Lei deve occuparsi nelle ore libere di tutte le pratiche che noi spediamo a Roma per ottenere il permesso di vendita dei nostri prodotti. Nient'altro. Se lei troverà poi qualche difficoltà, oppure se qualche pratica verrà insabbiata, lei vuol dire che potrà sollecitare una spintarella dell'onorevole Rapisarda. Ah, no, no, no. No, mi dispiace, ma io all'onorevole Rapisarda non gli ho mai chiesto niente. Ma se sarà necessario, logicamente. No, no, no. Io per questo incarico, io le offro 50.000 lire al mese. No,
Io non posso accettare le 50.000 lire al mese. Ma è un favore che le chiedo, professore, in nome della nostra vecchia amicizia. Ma lei pensi quanta gente aspetta un rimedio alle proprie sofferenze? Quanti vecchi ai quali la vita ancora potrebbe sorridere? Ma, professore, creda, è una mansione nobile che le affido. Ma non so nemmeno se sarò all'altezza, Barone. Ma lo sarà, professore, lo sento, lo sarà, sicuramente lo sarà. Luigi, ma che sarebbe questo Virilon? È un nuovo medicinale. E a che serve? Poi te lo spiego. Beh, sarà uno dei soliti preparati a base di ormoni che agiscono sulle glandole endocrine. E a chi te le insegna queste cose? L'ho letto su Selezione. Mannaggia il giornale, io che te li compro. Andiamo, papà. Ha ragione il barone. Le donne dovrebbero restare analfabete. Giro la destra, Rosalì. Ah. Quanto è bella sta città. Mi dispiace solamente per tutto il fastidio che vi abbiamo recato. Ma per carità, se abbiamo sistemato tutto. Ah, sì? Sì, tua moglie dormerà nella stanza matrimoniale assieme a mia moglie e le ragazze. Piero sul divano, in camera da pranzo, e noi due qui. Ah. Sarà come quando eravamo studenti a Noto. E il nonno la notte, ti ricordi? Come non mi ricordo? Ci veniva ad assaggiare le braccia con la bocca e se ci trovava salati... Diceva che eravamo stati al mare di Pozzallo in bicicletta. E ci bastonava di santa ragione, carica. Quanto disturbo vi pigliasse. Ma che dici, per così poco? Il sapore straordinario, come si sente la Sicilia. Ma qui a Roma ve le potete dimenticare questi sapori. Le cose sono tutte così scepite. Teresa, vieni qua a darci una mano. Ma dov'è Teresa? Credo che sia andata ad aprire la porta. E perché hanno suonato? Ma non so, forse. Non posso stare di più, può venire qua. No, prima mi devi dire perché non hai risposto alla mia lettera 141. Ma ti assicuro che la 141 non l'ho ricevuta. Dopo la 140 ho ricevuto la 142. E questa è l'ultima. Ma come l'ultima? Se ti avevo già spedito la 145. Tre lettere in un solo giorno. Cinque, ma due non l'ho spedite. Teresa! Teresa, la mamma ti cerca, vieni. Sì, vengo, andiamo. Che impressione. Mi sembra di stare in aeroplano. E laggiù è ancora Roma. Sì, sono i quartieri popolari. Oh, non voglio dire che...